Ciao, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, sono come sempre il buon DJ Pack. Benvenuti su Nuvolozzi, la rubrica dove parlo di vaping senza parlare di vaping. So che non è difficile capire, fa strano dire questa cosa, però qua non si fanno recensioni e quant'altro, ma si parla comunque di vaping cercando di dare notizie utili, importanti agli svapatori e non, ma soprattutto agli svapatori. Prima di cominciare con il video odierno, ricordo le cose per me fondamentali, per voi, per te che stai guardando, non costano assolutissimamente nulla. Cioè, iscriviti al canale, clicca la campanellina per essere aggiornato, magari un bel mi piace è decisamente gradito, e sotto in descrizione ci sono anche tutti gli altri social dove è possibile interagire con il sottoscritto. Ripeto, a te, a voi non costa nulla, per me è molto molto importante per darmi una mano a crescere con questo mio piccolo canale. Allora, prima di passare all'argomento odierno principe, quello per cui ho fatto il video, vi voglio innanzitutto ringraziare per il buon riscontro che ha avuto il mio ultimo video, dove dicevo che non esistono in pochi soldoni personaggi con la sapienza infusa che sanno tutto di tutto, ma che ognuno deve farsi un po' la propria idea. Ho visto che il video è stato guardato abbastanza, non è mai troppo, però insomma ha avuto le sue visual, ha avuto anche i suoi bei like, ma ha avuto anche, come mi aspettavo, diversi dislike. Evidentemente o qualcuno pensa di avere la scienza infusa di saper tutto, oppure è intervenuto, come succede sempre in questi casi, il paladino della giustizia che si sente preso in causa perché per i cavoli suoi praticamente ed è venuto a contestare il sottoscritto. Ho avuto anche riscontri abbastanza positivi in privato, qualcuno mi ha fatto capire che non ha gradito molto quello che ho detto, vabbè, ci può stare, capita. Io, ragazzi, non faccio nessun tipo di polemica perché ognuno è libero, giustamente, ci mancherebbe altro, di manifestare il proprio assenso o dissenso verso qualcosa. Se non si è d'accordo è giustissimo dirlo. Vi dico semplicemente, se volete, non lo faccio mai, però questa volta mi sento di farlo, andate a dare un'occhiata alla live che è stata fatta sul mio canale sabato sera con ospite Gianluca VM Cesati, dove VM sta per Vapor Smooth. Ci sono tante belle cose da imparare da quella live, secondo me, e non lo dico perché la live era fatta sul mio canale, ma perché è stata una bella live, fidatevi, guardatela e soprattutto fatela guardare a chi pensa di avere la scienza infusa in mano, di sapere tutto e di tutti. Ragazzi, è sempre bene pensare con la propria testa e soprattutto non si finisce mai, mai, mai e poi mai di imparare. Comunque, tutto qua, l'argomento del video di oggi non era questo, mi scuso per questo, ci ho rubato questi pochi secondi per fare questa piccola polemica, ma no, dai, non è una polemica assolutamente. Ripeto, se il mio video non è piaciuto è giusto aver lasciato il dislike. Siamo in un paese simile libero, o perlomeno riteniamo di essere in un paese libero, quindi è anche giusto poter in qualche maniera esprimere la propria liberissima opinione rimanendo nei canoni della buona educazione, e lo avete fatto, anche chi ha messo dislike padronissimo di poterlo fare. L'importante, insomma, è essere educati e si può tranquillamente esprimere la propria opinione. Detto questo, passiamo all'argomento principe del video di oggi, che riguarda, visto che siamo verso l'estate, ricominceranno, speriamo, i viaggi, per le vacanze e quant'altro, e puntualmente, visto che tra l'altro la situazione sembra che da metà maggio in poi si possa cominciare a circolare un pochettino più liberamente anche verso l'estero o quant'altro, insomma, speriamo soprattutto che il turismo riesca a ripartire in maniera importante, ce lo auguriamo tutti, perché vorrebbe dire anche ripartire in maniera determinata e importante tutti noi, insomma, non solo il turismo, ma tutti noi in generale. Quindi ricominciano le vacanze, speriamo ricominciano i viaggi in aereo e ricominciano anche le domande che puntualmente tutti gli anni vengono fatte
al sottoscritto e a tanti altri youtuber, influencer o quant'altro. Spero con queste risposte di poter chiarire l'idea a qualcuno, se qualcuno non sa o non è informato, insomma, spero di poter dare una informazione utile per chi si mette in viaggio o ha voglia di viaggiare o anche voglia semplicemente di sapere, perché è bello anche poter scoprire e arricchire il proprio sapere. Sentite come sono istruito quest'oggi. La domanda che mi fanno spesso e volentieri è: ma la sigaretta elettronica e i liquidi si possono portare in aereo? Anche qua ne ho sentite diverse versioni. La versione è che sì, si possono portare tranquillamente sigarette elettroniche ed in aereo, anche i liquidi possono essere portati, vanno prese alcune piccole accortezze del tipo: la sigaretta elettronica può essere portata in aereo ma non può essere utilizzata all'interno dell'aereo stesso. Questo, ragazzi, è fondamentale da sapere. Il tank preferibilmente è meglio che sia svuotato, perché si devono evitare perdite di liquidi, e ricordatevi che con le differenti pressioni che si vengono a creare alle diverse altezze, se c'è del liquido all'interno del tank può naturalmente fuoriuscire, e non deve succedere. Altra cosa importante: le batterie, se la mod permette alle batterie di essere tolte, è bene toglierle, ed è bene metterle in delle custodie separate, insomma isolate, per evitare qualsiasi tipo di cortocircuito, per ridurre i rischi al minimo. I liquidi vanno messi in boccette al massimo da 100 ml per arrivare a un massimo di un litro, e queste boccette vanno messe all'interno di sacchetti trasparenti in modo da permettere il controllo a chi deve giustamente controllare. Altra cosa importante, questo, ragazzi, per quello che riguarda quello che concerne il bagaglio a mano, per la stiva non ci sono grosse limitazioni, anzi no, l'unica cosa che non si può mettere in stiva sono le batterie, quelle no, quelle vanno portate nel bagaglio a mano. Dopo non ci sono restrizioni per quello che riguarda quantità di liquidi e quant'altro da mettere nel bagaglio in stiva, però insomma fate poi i vostri conti, perché comunque il bagaglio, come ben sapete, paga in base al peso. Insomma, se vi merita portare via tanti liquidi non è molto indicato. La cosa importante, ulteriore importante, per chi rigenera e quindi ha dei kit da dover portare per poter rigenerare, i kit per la rigenerazione, nel caso in cui uno se li volesse portare via, è possibile portarseli dietro, però visto che contengono attrezzi molteplici come forbici, pinze, e discorrendo che sono tutti strumenti che potenzialmente potrebbero essere pericolosi, vanno riposti nel bagaglio di stiva, non possono essere portati col bagaglio a mano. Molto semplice tutto qua, non è che ci sono cose fondamentali. È comunque fondamentale ricordare che, e anzi è consigliato, prima di partire, di mettersi in viaggio, magari informarsi sulle regole nei siti degli vari aeroporti dove uno deve andare, magari anche consultare il sito della compagnia aerea che uno sceglie per poter viaggiare. Sono cosine, ragazzi, molto semplici e veloci, ma soprattutto in caso uno vada all'estero si deve anche ben informare se la sigaretta elettronica nel paese dove va è legale e si può svapare e quant'altro, perché ricordo che ci sono alcuni paesi del mondo, tipo, mi viene in mente così a far mente locale, la Thailandia, dove la sigaretta elettronica è illegale, quindi si rischiano oltre che il sequestro anche multe, e in alcuni casi non so se è previsto anche il carcere, non credo, però comunque magari andare in vacanza e rimediare una multa o una sanzione o un sequestro, insomma, non è mai bello, insomma è sempre bene star tranquilli. Poi è fondamentale vedere anche dove si va, perché anche in città italiane addirittura ci sono alcune cose, alcuni divieti. Ad esempio, a Milano dal 1 gennaio del 2021 è vietato fumare nei parchi, all'aperto nei parchi, aree attrezzate destinate al gioco, allo sport e alle attività per bambini, alle fermate, nei mezzi pubblici e quant'altro. Quindi insomma
bisogna è fondamentale, ragazzi, informarsi dove si va e quali sono le norme che sono in quel posto, quindi è molto semplice. Altra domanda che mi viene posta spesso è: ma al ristorante si può svapare? Allora, ragazzi, a meno che il ristorante non vieti esplicitamente la sigaretta elettronica e lo deve scrivere se lo vieta, non è vietato svapare. Tutt'altro, magari avere un pochettino d'accortezza, quella che si chiama buona educazione. Magari una mod tranquilla da guancia, ti fai la tua svapatina buttando il vapore sotto al tavolo, probabilmente senza dar fastidio agli altri, a meno che, ripeto, non ci sia un divieto esplicito, è consentito far nuvoloni dentro una sala. Insomma, no, quello è innegabilmente sconsigliato. Quindi i consigli sono questi: quello che è previsto per i liquidi in viaggio sui vari aerei, ve l'ho detto. L'importante è comunque informarsi, basta poco. C'è anche un sito che mi sembra si chiami viaggiaresicuri.it, magari poi vi metto il link qua sotto in descrizione, dove ci si può informare anche per quello che riguarda paesi esteri, magari se la sigaretta elettronica è prevista oppure no. Per il resto, ragazzi, basta semplicemente un po' di buonsenso. Il video odierno finisce qua, spero di esservi stato in qualche maniera utile. Buone vacanze a chi ci andrà e noi ci vediamo. Anzi, prima vi ricordo le cosine per me fondamentali, dai. Sotto in descrizione ci sono i miei social, tutti i link ai miei social. Iscrivetevi al canale, un bel mi piace, cliccate la campanellina, per voi è gratis, per me è importante. Ci vediamo ai prossimi video, ma sicuramente sì. Alla prossima, ciao!